Fantini, Ui, eccoci, grande. come diceva la mia ex, finalmente sei venuto. Come stai? Sono un po' stanco. Continuo a dire la stessa cosa da Perché mesi. sembra la domanda così Sì. per rompere il ghiaccio, ma nel caso tuo è doverosa, sacrosanta e. Sono stanchino, gli occhi gonfi. Ieri sera ho mangiato dal cinese e non è stato un risveglio piacevole. Non hai Però riso abbastanza. sei un grande. Lo so. Però tutto sommato, dai, c'è chi sta peggio. Io andrei a questo punto a focalizzarmi direttamente sul disco Vai, Nicolas, vai. Più il 20° disco in altrettanti anni di carriera. o meno, perché 20. il primo demo è uscito nell'inverno del 2002. Quindi sì, siamo a 20 dischi in 20 anni e tra l'altro sono alcuni aspetti che diciamo colpiscono da subito, no? Il primo è il titolo, perché diciamo, dopo 20 dischi con titoli I Spit, Beats and Hate, eccetera, no? Quindi la matrice era abbastanza. Poi l'odio, questo cazzo di Esatto, no, odio. tutto sto. Trasudava hip hop, anche se non Sì. si può dire hip hop, se no poi i puristi ci denunziano. Arrivi con un disco che ha il tuo nome di battesimo. Sì. Quindi ti chiedo a questo punto di raccontare un po' la genesi di questo disco e perché questo titolo. Allora, qualcuno mi ha preso un po' in giro, no, non è che mi ha preso in giro, però amici ovviamente, gente della mia cerchia ristretta, è scappata la battuta tipo, prima o poi nella carriera di un artista deve arrivare il disco col nome proprio, no? Per dire, non è che l'ho cercato così tanto, questo disco è arrivato dopo, diciamo, un'anticamera di disastro di vita poco prima dell'inizio della pandemia e poi come posso dire, un vero e proprio disastro. Poi quando sono dovuto andare in Colombia, che lì poi ero di là, mi sono trovato quasi bloccato, ma nel vero senso della parola mi sono trovato quasi bloccato in Colombia un anno a un certo punto, perché sono arrivato là perché mia madre è stata male. Ed ero già in condizioni, ero già in bancarotta da mesi, proprio bancarotta. Là ovviamente la situazione è stata un po' complessa, ho dovuto fare pace con il fatto di star là e anche ho dovuto far pace con l'essermi trovato in un momento là. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui io non sapevo quando, se e come sarei tornato. Cioè, ci sono stati proprio dei momenti in cui ho detto, mo, non so come tornare, non, ho fatto quasi un trasloco, perché ho fatto tutti gli effetti un mini trasloco. Ho lasciato delle cose a casa di amici, vari scatoloni, e poi ho preso 5-6 valigie, ma grosse, compresa il deck della Pioneer, che perché ho detto, minchia, se non almeno se non metto due dischi Sì. da solo impazzisco, ed ero pronto davvero a tutto. Quindi la genesi di questo disco arriva da un continuo scoprire fondo al grattare il fondo. E a un certo punto mi sono ritrovato con delle strumentali in mano quasi completamente a caso. Per esempio, ti faccio un esempio, ho riallacciato i rapporti con Bernacchi, che non ci sentivamo dalle date fatte con Bassi nell'inverno del 2019, se non mi ricordo male. Lui mi ha E proprio scritto. tagliato i ponti No, in non avevamo, toto. cioè, non avevamo tagliato i ponti, ma tutto quello che mi ha portato. Allora, presumibilmente l'anno in cui uscì Love sarebbero dovuti uscire tre dischi: Love, il joint album Con con Craig G. Craig G e quello che poi è stato Fine Primo Tempo.
io diciamo avevo tanta merda nel cervello in quell'anno, perché avevo tante cose da fare, sentivo, adesso lo posso dire dopo tutto, lo posso dire, sentivo che comunque mi stava cedendo un po' il terreno sotto i piedi, anche se continuavo a far finta con me stesso che non era così, perché comunque avevo carne al fuoco, però sentivo che, non lo so, che c'era qualcosa che non stava andando per il verso giusto. Dentro di te lo sapevi che c'era qualcosa. Sì, sentivo delle robe, che sentivo delle cose che non lo so, non tutto andava bene, facevo fatica, non ho fatto fatica a chiudere le date con Next, quelle sono andate molto bene, la maggior parte, a livello proprio di numeri. Però sentivo che stavo iniziando a far fatica, che era tutto, non lo so. E collegandomi al discorso di Bernacchi, non è che ho tagliato i ponti, ma poi ho scritto quel singolo che era "Ho sbagliato", in cui ne ho dette di ogni perché ero incazzato, ma sai, qui abbiamo uno psicologo, anche come direbbe uno psicologo, probabilmente ero incazzato con me stesso più che con... Infatti poi ci torniamo su questo, capito, su questo punto. Quindi mi sono trovato a gestire male me stesso moltissimo, e fine primo tempo è stato un po' l'inizio della fine. In questo mio rinnegare tutto e tutti, me stesso, cose fatte, cose dette, eccetera, poi è ovvio che con molta gente non mi sono più sentito, poi è ovvio che quando esce un singolo così, magari non è che mi mandano il messaggio per mandarmi a fare in culo, però magari ho proprio interrotto i rapporti con naturalmente, insomma. Chiamiamola una pausa di riflessione. Sì, una pausa di riflessione. E poi si è avviata quella macchina in corsa, ma realmente in corsa, perché quel disco lì era già pronto. Verso, proprio alla fine è arrivata una cosa a metà fra il presentarmi e una proposta da Sony, perché cioè non è che loro mi hanno cercato. A un certo punto c'era una persona che ha lavorato con me a quel disco, che lui era molto inserito in Sony, e senza neanche sbilanciarsi troppo, credo che abbia preso delle parole, ma giusto per tassare il terreno, ha visto che c'era uno spiraglio di interesse da parte di Sony, e poi quindi la roba è andata abbastanza in maniera abbastanza scorrevole. Però anche quella roba lì paradossalmente non è stata forzata, solo che è stato disco sbagliato nel momento sbagliato, cioè, sì. Capito, tutto male, e poi pandemia, e quindi sì, cioè siamo partiti da Bernacchi, ma sono stato lungo per spiegarti il perché di tutto questo. Sì. No, ma infatti il confronto con fine primo tempo è incredibile, nel senso che sembrano... cioè ci siamo lasciati, sì, che era il 2020 con fine primo tempo, peraltro alla presentazione in Sony, perché c'ero anche io, sembrano dischi di artisti, due persone quasi diverse, no? Totale. Eppure sei sempre tu. Totale, certo. Che cosa è cambiato principalmente dal Nicolas di 2 anni fa ad oggi? Beh, mi sono arrivati diversi treni in faccia, calci in bocca, calci nelle palle, cioè proprio mi ha... tante cose, tantissime cose, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Beh, cioè, è cambiato in primis che la vita, che poi la mia vita essendo il rap, o la mia vita degli ultimi 20 anni è legata al rap, cioè mi ha ridimensionato parecchio, c'è stato un reality check importante. Sì, sai quando comunque a un certo punto è la vita che ti dice zio non è così, e mo te lo faccio capire io, e quindi non esattamente con le buone, verrebbe da dire. No, perché è proprio vero questa cosa che arrivano tutte insieme, perché sono arrivate tutte insieme, e la ciliegina sulla torta è stata una telefonata che è arrivata da Bogotà a fine novembre del 2020, in cui una delle mie cugine mi ha detto: guarda,
bene ma non benissimo, ma forse davvero non benissimo, la situazione è un po' così, non ti vuole avvisare nessuno, io però ti avviso e in una settimana sono dovuto andarla. Inferno mi chiama. Sì, un mezzo disastro, poi l'apico pandemico, comunque terzo mondo, la situazione... Peraltro in un contesto che già di suo non è, credo, dei più semplici. No, esatto. Io personalmente ci ho messo un po'. Io credo che sia molto un discorso di attitudine, di carattere, di predisposizione. Non mi reputo una persona estremamente vissuta, non mi reputo neanche uno che nei confronti della vita è di primo pelo, però per come sono io, anche a livello di sensibilità, quando arrivi in una situazione del genere non sei un turista all'interno del recinto di un all inclusive. È una città che ha un impatto nei tuoi confronti, cioè la senti delle cose, senti che sei in un altro posto e senti che lì la vita non vale un cazzo, e quindi insomma mi è andata anche bene, ho conosciuto delle persone eccezionali e non mi è mai successo niente, ma non voglio romanzare troppo questa cosa, non voglio davvero fare quello che minchia sono stato in guerra. No, però si vede che comunque ti ha, capito, come dire, sì. mi viene da dire ridimensionato, sì. Quantomeno lo spirito. Infatti l'altra differenza che si nota tra questo disco e tutti gli altri, anche dal timbro di voce, nel senso che sei passato dal gridare, sputare in faccia all'ascoltatore praticamente, all'andare dritto all'orecchio, quasi, no? Il tono di voce più basso, più quasi dire adesso ascolta un attimo, perché non è neanche più i Green che sta parlando, ma cioè è come se ti fossi anche liberato del personaggio. Menchia, hai detto una roba che mi fa molto piacere che mi venga chiesta, perché non c'ho lavoro, cioè questa cosa non è stata studiata a tavolino, però è stato fisiologico, cioè questa cosa dell'interpretazione di quello che ho scritto. Non è stata una roba che ho detto adesso minchia devo, no, cioè perché io, no. Però mi sono ritrovato, come ho anche per coerenza, poi cioè, pensa quanto sono pazzo, cioè per coerenza con le cose che ho scritto si vede che inconsciamente ho detto adesso rappi piano, cioè capito perché, quindi è stato proprio un effetto domino positivo questo secondo me. E allora, innanzitutto sì, cioè questa cosa del non voler più urlare, io sento le mie robe vecchie, non dico che mi vergogno, però mi girano i coglioni, difatti comunque arriverà un momento... Cioè non ti ci stai riconoscendo oggi? Ci sono delle robe che mi fanno girare un po' i coglioni e arriverà un momento in cui, non so come metterla giù, diciamo che rispolvererò delle cose del mio catalogo digitale in un'altra maniera e coglierò l'occasione per fare delle belle operazioni di remaster e di pulire delle robe, tutto uguale, però non andrei a spoilerare tutto quanto, cioè. No, però per dirti molto semplicemente, se un giorno ricaricherò da qualche parte in un'altra maniera Beats and Date, per dire, magari certe robe... Occhio non toccarli troppo i classici che poi i fan si incazzano. Però è un'altra roba dalla quale volevo veramente levarmi dal cazzo, era questa cosa... Rispondo in un'altra maniera, cioè la gente quando è uscito il singolo, quando anche ieri... Non c'è niente di sbagliato nel dire è hip hop, è tornato, cioè, però anche questa roba per forza di accostare a... Quella parolina. No, ma non è tanto, cioè, sì, però è, secondo me è utilizzarla male, io voglio, cioè, paradossalmente però il percorso di distaccarmi da tutta questa roba che è iniziato un po' con Fine Primo Tempo, ho voluto che continuasse con questo disco, nel senso... Per me è molto più un bel complimento sentirmi dire minchia, questo è del gran rap. Sentirmi dire
tu sei l'unico vero in una scena di fake, non me ne fotte più un cazzo, capito? E perché non ho più l'esigenza che avevo urlando di dirti tu non mi stai ascoltando, tu mi devi ascoltare perché io ho qualcosa da dire. E settimana scorsa mi sono messo a ridere da solo perché pensavo proprio a questa cosa qua e dicevo cazzo, ho detto a me stesso sei proprio invecchiato perché non ho più quell'esigenza di dover prevaricare anche se è a buon fine con la mia cazzo di opinione, cioè sai che c'è? Diciamo che riesci a fare casino anche con un tono di voce più moderato. Sì, no, quello non lo so, è bello sentirmelo dire, però non ho più quell'esigenza di... cioè se capisci che ti sto dicendo una roba bene, se non lo capisci bene uguale, non ho più voglia di urlare. Poi magari fra 6 mesi faccio un tape dove l'interpretazione è di un altro tipo, dove devo reparare su altre sonorità, dove mi diverto e non vomito la bile che ho dentro, ed è un altro discorso, però sì, sì. Cioè, capito, questo è il punto. E ultima cosa sul ultimo aspetto che mi ha colpito, in tracklist sì. L'intro è all'ultimo posto. Sì. Perché? C'è qualcosa dietro? Allora, no. C'è una persona a cui voglio molto bene che mi diede questo consiglio quando gli feci ascoltare il disco. Un giorno mi mandò un messaggio e mi fa: lo sai, è vero che l'intro lo devi mettere alla fine della title track, la devi mettere come prima, quindi questo per onore del vero. Qual è la telecamera? Quella? Per onore del vero, ti voglio bene, ho fatto così, non so se guarderai questa intervista, non lo so, però ho fatto così. E in realtà però questa cosa, quando questa persona mi ci ha fatto riflettere, poi ha assunto tutto un significato figo col quale io sono andato a nozze, cioè è ovvio che non avrei fatto qualcosa solo perché, cioè, però secondo me è stata una figata e rappresenta un po' la fine come inizio e viceversa. Tutto. Ognuno sì, si sì. può fare il viaggio che vuole. Ma uno dei produttori del disco mi ha detto un'altra cosa molto interessante, che è Woken Bemo, che saluto e abbraccio e che ringrazio, che ha fatto delle cose bellissime secondo me. Lui mi ha detto una teoria che io ho sempre avuto, è che gli intro, per essere... cioè la prova del 9 che un intro è figo e che possa essere intercambiabile con un outro. E questa cosa qua, quando lui me l'ha... credo che sì, mi abbia detto una roba del genere. E questa cosa che quando me l'ha detta mi ha strappato un sorriso perché ho detto cazzo, non ci avevo pensato, comunque è stravero e difatti l'ho messo alla fine. Ci sta comunque bene. Lo so, secondo me... Davide, dov'è Davide? Davide, tu approvi questa roba dell'intro-outro? Vabbè, ce lo dirà dopo. Approvi? Grande, ok, perfetto. Grande, esatto, grande. Perché la mia riflessione era più... la metto per ultima perché così sono un bastian contrario e così faccio. Hai presentato il disco e ti sei praticamente messo completamente a nudo in una mattonata di 10 minuti, questi incubi sì. e deliri, direbbe Stephen King. Un pezzo che tu poi nel post di presentazione peraltro hai definito necessario. Necessario, sì. Immagino perché dopo 2 anni, quello che hai vissuto e trascorso, necessario... quantomeno spurgare questo malessere, questo tutto. Il messaggio poi che volevi veicolare con Incubi qual era? Nessuno. La cosa strana di questo pezzo è che questo pezzo è stato scritto... questo pezzo è stato scritto nel 2000... metà di questo pezzo è stato scritto nel 2016, provinato nel 2017. Ah! Sì. Questo pezzo doveva essere un pezzo a sua volta molto più corto, ma neanche troppo più corto, doveva essere suddiviso in 2 parti e doveva essere un pezzo contenuto in Entropia 3. Ovviamente questo è stato uno scarto di Entropia 3, perché...
vabbè, lasciamo perdere. Comunque, come si dice, ovviamente a livello di timeline, io ero arrivato all'anno in cui... Di Entropia 3. In Colombia, quando mi sono messo a lavorare, quando mi sono reso conto che stavo cominciando ad avere un disco in mano, io odio lasciare le cose, proprio una cosa che riguardo al rap, se c'è una cosa che io odio è avere dei pezzi che non sono usciti. Ce n'è qualcuno, non ce ne sono tanti, purtroppo ci sono un paio di featuring anche ai quali, cioè che mi spiace molto che non siano usciti, quello è un altro discorso, però ho ripreso in mano quella roba e ho detto, sai che c'è, non ho niente da perdere. Sto con le pezze al culo, tornerò che non so quando tornerò, ma sicuro. Io inizialmente avrei fatto uscire, la mia idea era quella di far uscire, io non sapevo quando sarei tornato, la mia idea era quella di far uscire il disco che ero ancora in Colombia. Ho detto, cioè, faccio quello che voglio, riprendo questa roba, ho risentito Fidmella, col quale mi vergognavo tantissimo che quel pezzo lì non fosse uscito, perché con produttori che io reputo di un certo calibro, cioè per me quella roba lì è quasi offensiva, cioè è una roba, cioè comunque mi hai dato una tua roba, poi vabbè lui è un amico e poi non gliene fotte un cazzo perché siamo amici, però è una roba che proprio mi era rimasta qua. Ho riscritto praticamente tutto il pezzo perché la versione del 2017 era diversa, era molto più brutta. L'ho riscritto tutto partendo ovviamente da Era tutto un sogno. Ho finito, sono arrivato al 2021 e ho detto, cazzo, sta a vedere che forse doveva andare così. E quindi ti rispondo dicendoti, non c'è nessun messaggio se non la mia necessità di dover realmente chiudere un cerchio, un ciclo con questo pezzo. E incredibilmente così è stato. E dicevamo prima, telecamere spente, e ne ho parlato con varie persone a me vicine negli ultimi giorni, ma anche con Bernacchi, e dicevamo, fidati che se sta roba fosse uscita 3 anni fa, ah minchia, sì, rapper, old school, pezzo a 10 minuti, underground, bla bla bla. Adesso un altro mio carissimo amico mi ha fatto riflettere su una cosa, ha detto una cosa molto bella, mi ha fatto riflettere sul fatto che forse siamo in un momento storico in cui c'è un esubero di offerta di contenitori e non di contenuti, ma non di contenuti che adesso io voglio fare quello, cioè non sono Murubutu, cioè non ho contenuti, salutiamo. Però cioè, capito, voglio dire, è quel concetto di contenuto, hai capito? E la differenza fra esporre concetti più una che cosa, mettere contenuti. Bravo, una cosa vera e un dispensatore del vero. Adesso di dispensatori sembra che siano pieni di oracoli, cioè sembra che siano tutti... Tutti depositari di grandi verità che poi... Beh, capito, sì. Dobbiamo ritrattare quotidianamente. È tutto incredibilmente subito, tanto, così... cioè, capito, non lo so. E quindi questa cosa qui... quello fa riflettere, perché io non davo 2 lire a questo pezzo. Certo che è stato buttato fuori per fare uno statement. Uno statement sì. A metà fra non ho niente da perdere e... In ogni caso, questa cosa avrà sempre la priorità su il marketing, la narrativa, tutte queste cagate qua, capito? Perché è più grande di tutto questo. Di tutto, certo. Però se non ci fosse stata la musica, ci hai mai pensato come sarebbe oggi il buon Nicolas senza musica, senza rap? Che sarei da un'altra parte, cioè, non ho idea, non... è stata talmente tanto una costante della mia vita che... Imprescindibile mi viene da sì, dire. Sì, sì, sì. Sempre tornando a Incubi, sei andato a citare, menzionare un po' di persone, un po' di contesti, no? Sì.
La mia generazione perde colpi e c'ha i giorni contati, non mollo. Chi pensi che abbia creato Carati? Ma quella è un'altra storia. Avevo una visione diversa per certi aspetti, comunque vittoria. Sì. Come nasce e come muore poi a questo punto il progetto Carati e perché comunque vittoria? Tu stesso poi sottolinei, avevo una visione diversa per certi aspetti. Sì, avevo una visione diversa perché quando ho avuto l'idea di voler tirare in mezzo delle persone che fossero per i miei gusti discretamente brave a fare il rap o che avessero un qualcosa, fosse carattere, che fosse presenza, che fosse... Io ho pensato a un concetto molto esteso. Io non volevo... Io volevo che ci fosse... Non dico quasi... Non dico ad ogni traccia gente diversa, che ovviamente sentendola avresti capito subito, cioè, cazzo ne so, chiamavo Francesco Paura, Oldanno o Cassel, li senti che sono loro, non è che cioè, sei un Pulcinella. Però l'idea era quella di fare una roba che alla lunga rimaneva una roba all'apparenza anonima, e c'era un discorso proprio di coesione, di quella è stata la mia, il mio dream alla Martin Luther King. Un'unità di intenti. Sì, però molto aperta a davvero tutta quella che era in quel momento la scena. Poi, ma come in ogni situazione in cui ci sono varie teste che giustamente hanno il loro parere, la loro opinione, si creano delle dinamiche, si è subito creata quella cosa di... E io per quello avevo una visione diversa, perché io avrei voluto però anche organizzare le cose difficile, insomma già organizzarci tra di noi. E ovviamente, come tutte le cose belle, iniziano e finiscono, e magari finiscono perché poi non diventano più... Io neanche mi ricordo esattamente poi come mi sentivo esattamente in quel momento, però a un certo punto basta. Io so per certo che è una roba che comunque è girata, perché lo so per certo, sì, che c'è tanta gente che si è affezionata a quella cosa lì. Per me comunque rappresenta un amore per la disciplina, che non c'entra un cazzo col concetto di le discipline hip hop. Io parlo di disciplina artistica, cioè certo. Proprio l'amore per avere piacere a rappare, magari con delle persone con le quali condividi delle cose anche di un certo tipo. E... è stata più una cosa appunto a livello di persone o di artisti? Che ma poi ha portato, diciamo, al dissolversi del progetto. Cioè, perché questa roba è... cioè, fondamentalmente, se non erro, comunque ho deciso io, quella roba lì era un'idea mia. Quando ci sono cominciati un po' a stratificare troppo le dinamiche, sì, le sì. robe... Era già troppo complesso. Sì, era troppo complesso. Poi è ovvio che tutti hanno la loro opinione su tutto. Però ovviamente, esaminando la prima parte di quella barra del discorso, cioè è che a un certo punto quando ho fatto questa... quando ho esposto che storicamente in quel momento le cose stavano cambiando, se ci pensi adesso davvero, cioè già la nostra leva stava perdendo colpi in quel periodo, cioè... Che cazzo è rimasto? Yari, Nex, Marsiglia, che probabilmente adesso tra poco uscirà con qualcosa. Non siamo più in tanti che non hanno fatto quel salto. È ovvio sì, che sì, sì. Un Guè arriva da quella roba lì, ma Guè certo. Ha già... Però ha tutt'altro percorso. Esatto, ha tutt'altro percorso. Quindi mi spiace molto che... la mia generazione ci abbia rimesso così tanto, perché noi siamo quelli che ci hanno rimesso più di tutti, a parte
quelli che sono stati un po' i primi che hanno firmato, certo. No? Quella prima ondata, sì, sì. Marra, Dogo, Fabri, ma per il resto sotto questa gente che secondo me non è lì per caso ed è per me gran professionisti, poi ovvio che io mi ascolto altre cose, certo. Però sotto questa punta dell'iceberg, sotto quei pochi eletti, diciamo, sta roba ha fatto stragi, ci siamo tutti coi buchi in testa, cioè, nel senso, e c'è tanta gente che è fortissima a reppare della nostra decimati, però che non vada forse oltre, comuni, cioè proprio sì, questa sì. Roba è stata, non esistiamo, la nostra generazione quasi non esiste più. Quindi diciamo che Carati rappresentava un po', no, forse una... anche nella tua idea, una sorta di barlume di speranza. No, rappresentava il divertirmi, però a un certo punto è diventata troppo. Io volevo fare delle cose con tutti, volevo un Carati col danno, con Nex, Tu la vedevi molto più semplice di quello che poi si è rivelato. Cioè, mandarti, tipo chiamare Tizio Caio, adesso immagino tu abbia capito cos'è questa cosa, il beat di settimana prossima è questo, mi fai una 16, vai. Boom, quella per me sarebbe stata una bomba totale, invece è diventata un'altra cosa, però insomma... Vabbè, però sì, è di morte naturale, mi viene da dire, dai. Ma sì, ma... Però poi al di là poi sì di Incubi, in generale in tutto il disco a più riprese sottolinei come in realtà tanti rapporti si siano conclusi, mi viene da dire, no? E qua voglio farti una domanda un po' particolare, nel senso che una riflessione che poi in realtà fanno fare anche a me, quindi esatto. Io in realtà la voglio scaricare a te, nel Vai. Senso al di là poi del rapporto professionale o lavorativo, no? Con appunto quei tanti rapporti che si vanno a concludere, viene da dire, diciamo, se hai problemi con tanti, forse il problema sei tu, viene da dire, no? Certo. Tu poi la riflessione che fai, che hai fatto, se l'hai fatta in Ma questi guarda, due anni. Questa cosa è una dinamica sociale con la quale mi scontro più o meno da quando ho memoria, tipo dall'asilo. Ok. Cioè, però se tuttora ho delle persone di estremo valore umano, professionisti, gente che ha fatto delle cose nella vita, cioè gente davvero che ha fatto delle cose... Se ho delle persone che comunque mi danno ancora tuttora il loro tempo, la loro stima, il loro rispetto, forse io sono un po' a metà fra l'essere sì, magari sono io il problema e magari ci sono dei motivi se la mia soglia di tolleranza è veramente bassa. Però, infatti volevo arrivare lì. Ma attenzione, ci sono indubbiamente dei motivi se una persona come me ha dei grossi problemi dovuti a delle lacune e a delle cose risolte psicologiche, perché sono un problematico come molti e quindi è ovvio che queste cose hanno innescato dei meccanismi che nella mia vita hanno reso i rapporti complicati. Io nei primi 15 anni della mia vita ogni due anni cambiavo, cioè paese praticamente. Queste sono cose che proprio leggi, secondo me, nei libri di psicologia a scuola. Cioè, voglio dire, non è che ci vuole... Quindi è ovvio che... Però adesso voglio vedere... Cioè, adesso si sentono siamo tutti dei casi umani qua, raga. Quindi non è che... Cioè, c'è poco da fare i king del mondo, certo. Secondo me. Specialmente in questa città, specialmente in questi ambienti artistici e nelle dinamiche sociali che questi ambienti generano, perché
Io sicuramente sono difficile, però ci sono anche tante cose che fanno schifo. Chiaro, capito? Certo. Tante cose che mi fanno veramente schifo e sto bene a casa, capito? Perché comunque al di là di tutto mi viene da dire che hai ancora comunque la tua, seppur stretta, cerchia di contatti, di amici, di conoscenze, chi comunque al di là di tutto è rimasto e a distanza di tempo sei riuscito comunque a riallacciare i rapporti. Non ne parlavamo prima con parlando proprio di Sciocca. Ah no, ma c'è, certo, tutti, no? Ma per esempio la pazienza che ha avuto un Bernacchi nei miei confronti, cioè anche a lui, cioè nel senso, lui è una bella gatta da pelare, ma io, cioè, io l'ho fatto proprio, sì, cioè lui ha avuto tanta pazienza con me e... Con lui il rapporto, al di là poi della sfera artistica, com'è? Perché mi pare che l'intesa sia totale, no? Sì, sì, ma insomma, quando io... È ovvio che io nel 2011 lo vedevo con degli occhi diversi, adesso siamo molto più... Cioè c'è molta empatia fra me e lui, siamo... molto in confidenza e insomma, però per arrivare a dove siamo adesso siamo dovuti passare da quel famoso da quella famosa rottura dopo il cuore e la fame, cioè cazzo, comunque abbiamo fatto degli anni a non parlarci. Io ne ho dette di tutti i colori, su di lui mai, io ce l'avevo più con Francesco, che saluto e abbraccio perché tanto ormai ci siamo chiariti con Stocca, ci siamo chiariti da un tot perché siamo tutti grandi e tutto quanto, però cazzo siamo dovuti passare da delle robe abbastanza, cioè non dei disastri, però voglio dire abbiamo avuto il nostro percorso, quindi c'è una bella amicizia adesso tra me e Bernacchi e... ci vogliamo bene, ci rispettiamo, ci stimiamo. E quindi... Infatti dicevo, anche l'approccio proprio alla materia mi sembra che sia molto simile, nel senso, cioè molto classico, cioè mi viene da dire vecchio stampo e ah, tutto. Ah sì, totale. Cioè, è uno di quei rari casi in cui siamo amici, quindi facciamo anche musica insieme, che non è sempre... Cioè, poi nel rap italiano che sia così. Però ogni tanto questa roba si allinea e con lui mi sento tranquillamente. Cioè, so che se lui fosse qua davanti adesso a sentirmi dire sta cosa, la potrei dire tranquillamente. Chiaro. E questa cosa è figa. Molto. E dopo tanti anni, comunque, l'approccio rimane quello. Infatti, poi ti volevo chiedere, collegandomi proprio a lui, tu questi cambi di Wave da, diciamo, fa un po' l'eremita, no? A conto tuo su tutto, sempre comunque, questi appunto questi cambi di Wave, come te li vivi? Cambi di Wave miei o della musica? No, della musica. Beh, me li sono vissuti male per tantissimo tempo finché non sono arrivati i problemi più grandi. Finché il problema era quello, era un problema. Adesso non è un problema, cioè è tutto incredibile, cioè ci devi passare proprio, ma a un certo punto ti rendi conto quanto tutto sia ciclico. Sembra un cliché, sembra una banalità, un luogo comune, però alla fine è così e quindi ognuno deve godere dei propri momenti di luce e se ci sono delle cose dietro sufficientemente solide, vorrà dire che ha avuto un senso. Le cose che non hanno della sostanza dietro sono destinate per forza di cose a cambiare, però cambiano anche i volti, i nomi, certo, le facce, chiaro. Cioè, capito, no? Senti, di recente sono usciti anche due dischi di tuoi colleghi, no? Guè e Noiz, sì. Che hanno come... elemento comune, diciamo, la partecipazione di pesi massimi americani, no? Rick Ross, Jadakiss, Rake One, Cameron. Ecco, se diciamo, se potessi toglierti tu un paio di soddisfazioni con
con dei pezzi da 90, posto che comunque tu hai anche il tuo joint album con Craig G. Ecco, chi andresti a chiamare? Allora, su due piedi ti dico che sicuramente per me sarebbe motivo di proprio una soddisfazione personale che in Italia questa roba non sposterebbe, ma non ha spostato un cazzo manco Thirsty Owl con Noize. Io credo di sapere per certo che lui abbia voluto fare quel pezzo perché Thirsty Owl è un'icona legata anche alla low life, sì, la polo, tutta quella roba lì. Alla stessa maniera, per me, per esempio, fare un pezzo con Royce sarebbe una roba che negli anni credo sia diventato realmente. E poi probabilmente più che rapper, lavorare con Premiere, con Alchemist sarebbe una roba proprio fuori dal normale per me, come cioè, proprio c'è tantissima gente, ma sicuramente il primo nome per quella che è la mia visione di come dovrebbe essere un rap fatto in una certa maniera, sicuramente un pezzo con Royce impazzirei. Poi c'è tantissima gente, però sì, sì, Royce certo, è proprio il mio. Anni fa è stato, per molti anni è stato il Bill, quindi tutto il discorso del rap bianco, c'è anche copyright, che io sono molto legato a copyright, però è un pazzo e comunque negli anni non è riuscito a mantenere uno standard. Non è riuscito a mantenere uno standard dell'immagine legata. Non è l'immagine che conta, però comunque sai, Royce comunque è ancora uno che ti sfonda il culo, sì, cioè proprio veramente forte. Va bene, ascolta, io chiuderei con l'ultima cosa che ti voglio chiedere, in realtà è di andiamo a creare una sorta di flashpoint, no? Puoi cambiare uno e un solo evento nella tua vita. Ok. Quale cambieresti? L'esito dell'evento. Ok. Musicale, personale, quello che vuoi tu. Cosa cambieresti, come lo cambieresti e come ti aspetti che incida da quel momento in poi appunto il diverso esito di quell'evento lì? Cosa andresti a cambiare nella tua vita e come pensi che cambierà il te di oggi? Ma parli di rap o della vita? Quello che vuoi. Anche perché mi pare di capire, insomma, l'abbiamo sviscerato un po' questo aspetto, che musica e vita siano ben unite, ben salde. Vorrei non aver mai mangiato per la prima volta quel doppio cheeseburger da McDonald's. Mi avrebbe evitato di mangiarne altri 400.000 nella mia esistenza. Perfetto. Esatto. Grazie. Prego.